Intanto voglio presentarvi le candidate del Partito Democratico che sono con me al tavolo, intanto ringraziando tutti i candidati e le candidate appunto del PD che hanno competenze sulla scuola. Abbiamo 43 candidati tra parlamentari uscenti e nuovi ingressi attraverso le elezioni primarie. Alla mia sinistra ho Manuela Ghizzoni, presidente attuale della settima commissione alla Camera, e Maria Coscia, capogruppo della settima commissione alla Camera, e in più appunto due candidate emerse dalle elezioni primarie, che sono Maria Grazia Rocchi, candidata alla Camera in Toscana, dirigente scolastico, e Simona Malpezzi, candidata anche lei alla Camera nella lista della Lombardia, insegnante. Io sono Francesca Puglisi, sono la responsabile scuola del Partito Democratico della Segreteria Nazionale. È candidata al Senato in Emilia Romagna. Allora, siamo qua semplicemente per presentarvi le nostre idee con cui ci candidiamo al governo del Paese, le idee del PD che trovate in un documento che è stato distribuito in sala e che porta anche il titolo del scelto da Bersani: l'Italia giusta, il futuro si prepara a scuola. Su questo noi vogliamo dire parole molto semplici. Secondo noi la scuola ha bisogno di tre cose: risorse, stabilità e fiducia innanzitutto. Dopo anni di tagli e di riforme contraddittorie varate attraverso articoli di taglio appunto nelle leggi finanziarie, dobbiamo cercare di ridare alla scuola quella centralità che la Costituzione italiana le assegna. Siamo consapevoli di dover affrontare, qualora fossimo appunto chiamati a governare il Paese, alcune vere e proprie emergenze che voglio elencare dall'inizio, per poi magari dare la parola anche alle altre candidate sugli altri aspetti. La prima emergenza nazionale è quella richiamata ieri da Bersani, si chiama edilizia scolastica. Il 64% delle scuole italiane non rispetta i criteri di sicurezza, le norme di sicurezza. Abbiamo bisogno davvero di un grande investimento. Bersani ieri ha parlato di 7 miliardi e mezzo in 3 anni per appunto ricostruire le nostre scuole. Io su questo voglio anche prendere una metafora molto bella che ci è data dal buon governo dell'Emilia Romagna, di un'emergenza che è stata il terremoto. Lì si è iniziato a ricostruire dalle macerie le zone terremotate, proprio partendo dalle scuole, che sono riuscite appunto a riaprire i battenti regolarmente nel mese di settembre. Per fare questo non servono, cioè per ricostruire le nostre scuole, per risolvere l'emergenza, servono cose molto semplici. Innanzitutto allentare quel patto di stabilità interno che sta strozzando i comuni, per liberare immediatamente quei 4 miliardi di euro che appunto stanno nelle casse dei comuni virtuosi e che non possono essere spese. In più, sia alla Camera che al Senato abbiamo depositato
una proposta di legge scritta assieme alle principali associazioni che si occupano di questo tema, ma tra le altre anche Libera, che prevede di destinare l'8 per mille, dalla possibilità di destinare l'8 per mille dei cittadini appunto in modo specifico all'edilizia scolastica. L'altra emergenza si chiama lotta alla dispersione scolastica. Oggi la dispersione scolastica nel nostro paese è del 18%, la media europea è del 13%, ma l'Europa ci chiede di dimezzarle, quindi di arrivare al 10% entro il 2020. Questo significa un serio programma di lavoro che va affrontato da subito, soprattutto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Come? Noi qui facciamo una proposta molto precisa, che è quella di intanto dare stabilità, perché stabilità fa rima con qualità nella scuola, ad ogni scuola autonoma con un organico funzionale stabile, quindi per dirla con parole semplici, una dotazione di personale stabile per ogni scuola autonoma, risorse stabili in modo tale da poter programmare la didattica con tranquillità. Crediamo che questo debba servire intanto ad allungare il tempo scuola. Nel nostro paese si è fatta una cosa che va in controtendenza rispetto all'Europa, si è tagliato brutalmente il tempo scuola, qualsiasi esperienza di tempo prolungato o di scuola aperta è stata sacrificata, perché l'86% del risparmio della spesa statale è stato fatto sulla pelle della scuola. Noi crediamo che invece dobbiamo insomma restituire risorse per allungare il tempo scuola, per dare stabilità alle nostre scuole autonome e poi per istituire un biennio unitario e un triennio di indirizzo. Il PDL, lo sapete, ha presentato in questi giorni la propria proposta politica per la scuola. Loro continueranno, lo hanno scritto, lo hanno detto, con le razionalizzazioni in termini di numero di istituti scolastici, e in più prevedono l'anticipo dell'ingresso nella scuola primaria a 5 anni. Questo secondo noi non farà che aumentare la dispersione degli studenti, perché significa anticipare ancora di più quelle scelte che oggi già troppo precocemente i ragazzi sono costretti a fare all'età di 13 anni. Con l'anticipo scolastico a 5 anni vengono distrutti due modelli educativi eccellenti della scuola italiana, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, distruggendone quindi l'impianto pedagogico didattico. E quindi ecco, l'alternativa invece del Partito Democratico è restituire al Paese quei modelli educativi eccellenti, tempo pieno, modulo a 30 ore con le compresenze nella primaria, dare una scuola di qualità sin dalla tenera età. E qui viene la terza emergenza nazionale. Con i tagli ai bilanci degli enti locali e il totale disimpegno dello Stato, purtroppo oggi non solo anche quegli asili nido, quella rete di servizi educativi per la primissima infanzia sono difficilmente sostenibili, ma anche nella scuola dell'infanzia sono tornate a crescere le liste d'attesa per avere un posto a scuola. Noi pensiamo di dover approvare subito la legge nazionale sullo 06, che deve avere come obiettivi il raggiungimento del 33% di copertura dei posti all'asilo nido, questo soprattutto attraverso un nuovo piano triennale, come il centrosinistra di governo ha fatto anche in epoca di risanamento dei conti.
l'obiettivo della generalizzazione della scuola dell'infanzia. Lo diciamo da tempo, questa cosa va fatta attraverso la definizione dei livelli essenziali e l'attribuzione di una quota capitaria compartecipata da Stato, Regioni, enti locali e famiglie per poter davvero assicurare a tutti i bambini e le bambine dal nord al sud del paese un posto nella scuola dell'infanzia. Le altre nostre proposte, cioè, come dire, il Partito Democratico, intanto vorrei chiarire, ha costruito questo programma e queste proposte attraverso un lungo lavoro e abbiamo agito e lo abbiamo pensato come se fossimo davvero, insomma, come siamo davvero una grande squadra. Bersani parla sempre della forza del nostro collettivo. Innanzitutto insieme partito, quindi segreteria, forum istruzione, ma insieme poi ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, i nostri amministratori locali e poi soprattutto una grande operazione di ascolto del vasto associazionismo del mondo scolastico. Su questo voglio dire una cosa che noi abbiamo sempre detto in modo molto chiaro: la scuola non ha bisogno di nuove riforme calate dall'alto, ma ha bisogno invece di una nuova grande stagione di partecipazione. Quei modelli educativi eccellenti, come appunto il tempo pieno di cui parlavo prima, sono nati proprio da una grande partecipazione di amministratori locali, insegnanti, educatori, genitori. Noi crediamo che oggi quella fase fertile vada ripresa proprio per far partecipare le scuole attraverso la diffusione delle buone pratiche alla edificazione della scuola che serve all'Italia. E per questo lo abbiamo scritto, lo abbiamo proposto, serve una fase costituente, che significa chiamare davvero tutte le scuole in una grande consultazione nazionale. È stata già sperimentata in Francia nel 2003-2004, dove fu istituita la commissione Thielot, che coinvolse appunto le migliori energie intellettuali e una grande operazione di ascolto della società, e quindi questa è la cosa che noi vogliamo fare e vogliamo praticare. L'ultima cosa, quando parliamo di valutazione si parla spesso e a volte a sproposito di meritocrazia. Noi crediamo che non possa esserci autonomia scolastica davvero senza dare alle scuole un come dire, un metro con il quale poter lavorare per migliorare, poter raggiungere il massimo del potenziale dei ragazzi che appunto le scuole hanno in cura. L'obiettivo deve essere quello del successo formativo e scolastico di tutti. E allora noi pensiamo che della valutazione in questi anni sia stato fatto davvero un uso profondamente sbagliato. La si è utilizzata per punire o per premiare. La valutazione non serve a questo. Noi crediamo che serva un unico istituto nazionale per la valutazione e la ricerca educativa, che diventi uno strumento da dare appunto alle scuole per poter lavorare assieme per il miglioramento, per permettere a tutti i ragazzi dall'estremo nord all'estremo sud della penisola di poter raggiungere buoni obiettivi di apprendimento, abilità e competenza. L'ultimo punto riguarda l'istruzione tecnica e la formazione
professionale. Crediamo che il nostro paese abbia bisogno di un grande investimento in questo settore. Oggi le nostre scuole tecniche professionali sono state quelle maggiormente vessate dai tagli della Gelmini e dal cosiddetto riordino della scuola secondaria. L'altro giorno ero in Emilia-Romagna con Dario Franceschini a visitare una grande azienda leader a livello internazionale, la IMA, nella meccanica, e chiedono tutte le aziende, chiedono al paese un grande investimento in una scuola tecnica e professionale di qualità. Per questo il Partito Democratico propone l'istituzione di poli tecnico-professionali dove poter davvero investire nella qualità dei laboratori che servono per far diventare queste scuole il vero motore di innovazione dell'impresa italiana. Serve un grande dialogo che si deve realizzare sui territori tra scuole, università, ricerca, imprese ed enti locali, proprio per rilanciare questo settore strategico. Noi siamo stati un grande paese industriale quando abbiamo avuto i grandi periti industriali e quindi è su questo segmento su cui insomma è urgente davvero tornare ad investire delle risorse. Dove prendere le risorse? Bersani lo ha detto, lo abbiamo sottoscritto nella carta d'intenti. Occorre tagliare altri capitoli del bilancio dello Stato per tornare ad investire in scuola, università e ricerca. Abbiamo fatto esempi concreti anche negli ultimi provvedimenti del governo Monti, offrendo inascoltati i nostri emendamenti. Quando abbiamo detto no alle 24 ore, uno delle proposte che avevamo offerto era proprio quello di tagliare quella spesa corrente del Ministero della Difesa che gli è evitata in questi anni, di 19, le spese militari in generale sono di 19,9 miliardi, diventeranno di 20 miliardi e 93 nel 2013. Crediamo che lì nella spesa corrente rimodulabile si possa appunto rimodulare e per liberare risorse per tornare ad investire in un settore strategico davvero per il nostro paese, per la sua crescita e per promuovere davvero un'Italia più giusta come la scuola. Aggiungo solo una piccola postilla a quanto già illustrato da Francesca Puglisi. Il programma, scusate per la voce, il programma del PD è anche l'unico che pone l'accento sulla funzione e sul ruolo degli insegnanti e sulla necessità di una formazione che possa essere sempre costante ed efficace. Noi siamo reduci da il governo Berlusconi prima e poi il tentativo anche del governo Monti di far passare gli insegnanti da prima come fannulloni, poi come dei corporativisti che cercano solamente di tutelare quelli che sono i loro diritti. In realtà non è così e il Partito Democratico mette in luce la necessità che si vada incontro agli insegnanti che sono messi spesso in condizione di lavoro non serena. Tutto quello che riguarda la loro formazione viene lasciato fino ad oggi alla buona volontà del singolo e quindi significa che per primo è stato lo Stato a non credere nella necessità di offrire ai propri figli, ai ragazzi, degli insegnanti che potessero essere sempre aggiornati. La società è cambiata, è una società multietnica, i nostri insegnanti hanno delle difficoltà ad essere preparati in questo senso. Il Partito Democratico lo dice chiaro all'interno di questo programma, che è un programma che si vede nasce soprattutto dall'ascolto di quelli che sono i bisogni ed è per questo che dice anche che è necessario ritornare a formarli in una maniera che possa essere
attiva, concreta, con delle proposte anche molto semplici. Quando prima Francesca Puglisi parlava di scuole aperte nel pomeriggio, non si tratta solo di un tempo scuola che cambia per i ragazzi, cambia anche per i docenti che non lavorano solo 18 ore, ma che lavorano anche al pomeriggio e potrebbero a questo punto lavorare nelle scuole, correggere, mettersi a disposizione anche degli studenti, il tutto anche su una base chiaramente di rivisitazione del contratto con tutte le parti e non unilateralmente come si era pensato di fare dalla trovata del governo Monti. In questo modo si può restituire il sapere ai ragazzi e io penso che la restituzione del sapere valga molto di più della restituzione alquanto improbabile dell'IMU. Posso chiarire questa cosa? Noi parliamo nuovo contratto, c'è un paragrafo nella proposta che parla anche di nuovo contratto, quando sarà il momento di discuterlo, noi diciamo una cosa molto differente rispetto a quella proposta indecente di Profumo che voleva aumentare a 24 ore l'orario di lezione frontale degli insegnanti a parità di stipendio. Noi diciamo che nel nuovo contratto si potrebbe prevedere la possibilità, quindi un atto volontario, retribuito per chi vuole svolgere a scuola quel lavoro che oggi svolge a casa e che nessuno riconosce ad alcun insegnante. Si tratta della preparazione delle lezioni, della correzione dei compiti, della ricerca didattica. Oggi gli insegnanti purtroppo si pagano anche appunto volontariamente la formazione in servizio. Noi crediamo che questa cosa debba essere completamente ridiscussa nel nuovo contratto e quindi in questo senso, in base alla disponibilità di svolgere quel lavoro che non è parte della lezione di classe, ma che viene oggi, che fa parte del... che viene, come dire, assorbita dal e omnicomprensivo di quello stipendio il più basso d'Europa tra i colleghi europei. Ecco, noi pensiamo che questa parte di lavoro oscuro che nessuno riconosce agli insegnanti, chi lo vuole fare a scuola in scuole sempre aperte debba avere la possibilità di farlo e di vederselo riconoscere. Quando parliamo di scuole sempre aperte, guardate, non parliamo di un sogno irrealizzabile, perché il centrosinistra di governo questa cosa l'aveva fatta, aveva già iniziato a finanziare con appunto progetti soprattutto di scuole aperte, soprattutto in quelle regioni del mezzogiorno dove la scuola è l'unico vero presidio dello Stato, in quelle zone dove appunto Caponnetto diceva che la mafia teme molto di più la scuola delle aule di giustizia. Sono esperienze positive che vorremmo davvero diventassero patrimonio del paese intero. In quella regione, in Campania, il centrodestra, appena andato al governo, ha fatto, nonostante avesse i conti, come dire, i fondi europei necessari per continuare a svolgere quelle esperienze di scuole aperte il pomeriggio, ha immediatamente invece chiuso quei progetti, cancellando una esperienza davvero positiva. Quando parliamo di buon governo, ecco, non siamo tutti uguali, si può governare in modo completamente diverso anche quando ci sono poche risorse, soprattutto per le zone del centro-sud. Poi non dimentichiamo mai che va fatto un corretto uso dei fondi appunto europei che la Comunità Europea mette a disposizione. Su questo c'è stata una buona azione anche del ministro Barca, ministro per la coesione territoriale, che appunto attraverso i fondi per le regioni obiettivo 1 ha ripreso quella cosa che il governo di centrosinistra aveva fatto. Posso aggiungere una
Una considerazione generale, non aiuterà il lavoro dei giornalisti che si dovranno leggere un documento corposo, so che amano documenti di maggior sintesi, però ha ragione Francesca Puglisi quando dice che questo è stato un lavoro, è il portato di anni di confronto con soggetti diversi, però la considerazione generale nasceva dal fatto che Francesca Puglisi ha fatto riferimento alla necessità di portare i temi proposte dalla sua domanda nell'ambito, nella sua sede naturale, cioè il contratto. Ecco, mi piacerebbe, credo che noi lavoreremo, se saremo chiamati a governare il paese come io mi auguro, ricominceremo a parlare di scuola nelle sedi deputate e anche negli atti normativi adeguati, non più nei decreti legge o nelle leggi finanziarie. In questi 5 anni non si è fatto altro sostanzialmente. Potrei ricordare come unica eccezione il decreto legge del 2008 che istituì il maestro unico e qualche altra con qualche altra conseguenza negativa, la riproposizione del voto in decimi eccetera, ma insomma ecco, quello fu l'unica, diciamo, l'unico strumento dedicato ahimè ai temi della scuola, se no ne abbiamo discusso sempre ed unicamente in strumenti d'urgenza dal carattere finanziario e con le conseguenze che conosciamo, che sono sulla stampa anche di oggi, il tema delle cosiddette classi pollaio che si ripresenteranno, tema che noi abbiamo affrontato e che anche nell'ultimo scorcio di legislatura nel quale, come dire, abbiamo sostenuto il governo Monti avevamo posto come tema, che era quello di un ampliamento dell'organico funzionale al fine di poter arrivare all'organico funzionale dell'offerta formativa. Non ci siamo riusciti per una netta opposizione del PDL che sul tema degli organici lo hanno detto recentemente anche nell'illustrazione del loro programma, però questo è un tema ed è una delle nostre priorità, perché con questo organico non si riesce più a far svolgere adeguatamente alla scuola quella che è la sua funzione costituzionale dell'articolo 3 con classi. Ora adesso sul Dacio è un dato su un quotidiano della percentuale di classi che supereranno i 30 alunni cosiddette classi pollaio, ma io credo, qui abbiamo una dirigente e un insegnante, ve lo possono dire per diretta esperienza, credo che sia difficile affrontare o iniziare un ciclo di studi anche con 27-28 bambini, soprattutto nella prima classe. Quindi io credo che dovremo ridiscutere e ricominciare a ripensare ai grandi temi, alle priorità, certo in alcuni casi anche con strumenti veloci. Il tema dell'edilizia non può essere procrastinato, l'immissione in ruolo non può essere procrastinata, ma poi con strumenti adeguati. Voglio ricordare, chiudo, che l'ultima grande innovazione della scuola, cioè il modello dei moduli nella scuola primaria, fu il portato di un dibattito in Parlamento durato mesi, con un confronto ampio delle componenti della scuola e della società, perché è l'intera società che è chiamata a riflettere sulla scuola nella sua interezza. E io mi auguro che insomma, la nuova legislatura questo abbia di caratteristica e di impegno forte. Una considerazione rispetto alla domanda. Pagare di più gli insegnanti più bravi, mi sembra che... ma il tema, diciamo, non è così semplice, perché noi dobbiamo tendere, cioè vorrei capire i genitori che sanno che in quella classe non c'è un insegnante bravo, giustamente dice, ma di che cosa stiamo parlando? Il problema quindi non è pagare, diciamo, in chi i più bravi, ma fare in modo che si differenzia la possibilità di investire le risorse rispetto a degli obiettivi precisi che ci si pone. Un obiettivo fondamentale è quello di fare in modo di abbattere il tema della dispersione scolastica e quindi di impegnare di più gli insegnanti nel conseguire quell'obiettivo, e in ragione di questo obiettivo
di appunto riconoscere su progetti specifici delle risorse aggiuntive. Da questo punto di vista ci sono già delle risorse finalizzate, lo diceva Francesca nell'introduzione, cioè quando Francesca dice la scuola ha bisogno di stabilità e di risorse certe, sia in termini di personale che di risorse finanziarie, vuol dire esattamente questo, cioè la scuola deve poter sapere in tempo utile che dispone di tante risorse e di tante destinate al funzionamento ordinario della scuola e al miglioramento dell'offerta formativa. Quelle risorse devono essere finalizzate ad affrontare i problemi specifici e più critici di quella scuola. È in ragione di quell'impegno che va riconosciuto un maggiore sforzo che gli insegnanti debbono fare. Questo è il ragionamento che noi facciamo, quindi l'apertura del pomeriggio vuol dire questo, accogliere di più i bambini, i ragazzi o i bambini che sono più in difficoltà e supportarli di più nel recuperare, cioè, le difficoltà che si riscontrano nell'ambito del funzionamento ordinario e delle lezioni frontali che ci sono. Di più, va detto che la scuola non può essere solo ed quasi esclusivamente organizzata sulle lezioni frontali, cioè bisogna aprire le classi, bisogna far lavorare di più in gruppi di lavoro, in lavoro di interclasse, attivare di più appunto la creatività, la fantasia e anche l'interesse dei ragazzi, proponendo più approcci interdisciplinari di quanto non venga fatto oggi. Solo due parole per ricondurre alla domanda della giornalista. I meccanismi premiali. Io vorrei fare una considerazione. Siamo in una situazione dalla quale ci dovremmo allontanare più rapidamente possibile, perché è una situazione che a tutt'oggi vede le scuole impegnate nell'attuazione di piani dell'offerta formativa assolutamente indefiniti. Indefiniti perché non sappiamo come compensare i docenti che sono impegnati in tali progetti, perché le scuole non hanno ancora avuto la definizione dei parametri sulla base dei quali verrà erogato il cosiddetto fondo dell'istituzione scolastica. No? Pertanto siamo a febbraio, le scuole hanno avviato la loro progettazione, hanno avviato le attività di recupero, hanno avviato gli ampliamenti dell'offerta formativa in assenza assoluta di risorse. Vi posso garantire di certezza e vi posso garantire che nonostante questo nei collegi dei docenti di molte scuole italiane, no, si è deciso di portare comunque avanti le attività che erano state programmate con grandi sforzi, perché nessuno andava a dire ai docenti con quali mezzi e quando questi sarebbero potuti essere erogati. Ecco, è una situazione che se avremmo la possibilità di esprimere una maggioranza e ci permetta di avere un governo, non vorremmo più vedere fin dal prossimo anno. L'incertezza di interlocuzione, l'incertezza normativa, l'incertezza di risorse professionali e finanziarie determina la paralisi della progettazione. Questo quando noi esigiamo come scuole, parlo di noi perché vengo dal mondo della scuola fino a ieri, abbiamo bisogno di dare delle risposte fortemente differenziate a dei bisogni formativi che sono differenziati e sempre di più lo sono, perché convivono nelle stesse classi ragazzini di nazionalità diverse, ragazzini con diversi talenti che devono essere valorizzati, perché solamente nella valorizzazione dei loro talenti specifici sta la risposta all'insuccesso, non mettendogli l'etichetta "te sei un incapace" e con questa etichetta andrai avanti fino a 16 anni, dopodiché sparirà dalle nostre scuole. Ecco, rispetto a questi problemi vogliamo dare delle risorse, però ha ragione Francesca Puglisi quando dice che tutto questo non può avvenire se non con una larga condivisione di una nuova idea di scuola, perché tutte le riforme imposte dall'alto si sono infrante, no, negli scogli della non condivisione.
La scuola è un'istituzione dai legami deboli. Se non rafforza il senso e la visione di quello che vuole essere, di quello che vuole fare, nessuna riforma, nessuna diciamo intento di cambiamento può dare degli esiti, gli esiti attesi. Ringraziamo, io credo che ecco, il fatto che ci sia un tavolo di sole donne e come dire è il segno di quel 40% di candidate che entreranno con i gruppi parlamentari di Camera e Senato in Parlamento attraverso appunto le elezioni primarie siamo davvero felici che le liste del Partito Democratico siano davvero ricche di candidati e candidate che in diversi ruoli, chi da amministratore locale, chi proprio o da insegnante o da dirigente scolastico, anche di impegno nell'associazionismo della scuola, abbiamo anche tanti studenti peraltro, studenti e studentesse che studiano per diventare insegnante, saranno parte attiva del cambiamento della scuola e quindi di questo paese. Grazie.